Una ragazza all'esame mi ritrova 27, io ne davo 28. La differenza è poca roba, ma le donne hanno sempre subito una serie di ingiustizie e per una volta ne commettevo una piccola io a loro vantaggio. Innocenti, mosse strategiche per incoraggiare chi parte svantaggiato. Ciao a tutti, oggi voglio affrontare un tema molto dibattuto, quello dei femminicidi e soprattutto quello della presunta società patriarcale che affligge l'Italia. Allora, ho cercato di affrontare questo tema libero da preconcetti ideologici, guardando solo ai dati ufficiali. Che cosa ci dicono questi dati? Le donne hanno un'aspettativa di vita di 5 anni superiore a quella degli uomini. Per quanto riguarda il tasso dei suicidi, pensate che questo affligge il 78,8% degli uomini contro il 21,2% delle donne. Tossicodipendenza da droghe. Questa condizione affligge l'86% degli uomini contro il 14% delle donne. Un altro dato molto importante è quello che riguarda le carcerazioni. Pensate, il 95% dei carcerati è formato da uomini, il restante 5% da donne. E sempre sull'aspetto carcerario bisogna sottolineare un privilegio tipicamente femminile, che è quello che impedisce a delle madri di bambini piccoli o alle donne gravide di essere incarcerate. E questo ha scatenato il cosiddetto fenomeno delle borseggiatrici, che sovente sono in stato interessante proprio per eludere le carcerazioni in caso di flagranza di reato. Già lo sanno che rubiamo, è il nostro lavoro, dobbiamo rubare. Sì, è il nostro lavoro, dobbiamo rubare. Dillo qua bene, dillo qua. Si ruba, ogni giorno si ruba. Ad un privilegio squisitamente femminile può anche fare da contraltare uno svantaggio tipicamente maschile, ad esempio la frode di paternità. Quando un uomo alleva quello che crede essere suo figlio, mentre in realtà è il figlio di un incontro occasionale della sua moglie. Oppure alla cosiddetta truffa genitoriale, quando durante un rapporto una donna assicura l'uomo di assumere anticoncezionali, quando in realtà la volontà è quello di rimanere incinta. Un altro tema scottante e che giungerà sicuramente sgradito alle femministe più intransigenti è quello che riguarda il fenomeno delle cosiddette gold diggers, oppure i cosiddetti marriage of convenience, i matrimoni utilizzati come ascensore sociale che molto spesso premiano, pensate chi, le donne. All'inizio di questo video abbiamo parlato di femminicidi, ma andiamo a considerare il dato degli omicidi. Adesso guardo il computer perché non lo ricordo. Vi dico però che nel 2019 su 315 omicidi in Italia, 204 sono le vittime di sesso maschile e 111 le vittime di sesso femminile. Quindi sono ammazzati più maschi che femmine. Il concetto stesso di femminicidio sottende la natura passionale dello stesso, ma non può essere applicato nel caso di una rapina del fratellastro che uccide la sorella per ragioni economiche, oppure della madre che uccide la figlia, o altri casi dove sì, la vittima è la donna, ma non si può parlare di femminicidio. A tal proposito, su 105 femminicidi dichiarati in Italia dall'inizio di quest'anno, il prefetto di Padova, Francesco Messina, ci dice che sono solo 40 a poter essere effettivamente considerati femminicidi. Ho già nelle orecchie le obiezioni delle femministe più intransigenti che direbbero: ma scusa, ma tutte queste donne uccise hanno una cosa in comune, sono state uccise dai maschi. Ma questo dato nulla toglie alle statistiche appurate. E se proprio vogliamo parlare di statistiche, andiamo a vedere i dati degli infanticidi. Perché guardando i dati degli infanticidi, signori, si scopre che sono molto più le donne ad uccidere i bambini che non gli uomini. E anche per quanto riguarda l'infanticidio, voglio essere preciso con i dati. Leggo il computer. Nella fascia che va dagli 0 ai 5 anni, le madri risultano essere le autrici prevalenti degli infanticidi. In 61 casi, pari al 57,7% contro 45 commessi da padri, pari al 42%. In particolare, le madri sono autrici della quasi totalità degli infanticidi neonaticidi censiti, 35 su 39 complessivi. E io aggiungerei anche la violenza delle badanti nei confronti degli anziani incapaci di intendere di volere, o la violenza di alcune maestre d'asilo di elementari che se la prendono coi bambini. Quindi forse alla base di queste dinamiche non c'è uno scontro maschi e femmine, ma forte e debole. Allora chi è in una condizione di forza può abusarne, come l'uomo che abusa della sua forza fisica
a detrimento della donna, ma anche la donna può abusare della sua superiorità fisica nei confronti di un bambino o nei confronti di un anziano incapace di intendere di volere. Appurato che i femminicidi quest'anno sono stati 40, andiamo a considerare un altro dato, ovvero le morti sul lavoro. Sapete che quest'anno sono morte 1538 persone sul lavoro? E che di queste 1538 persone, 1366 sono uomini contro 172 donne. Eppure non si parla di emergenza nazionale, non si parla di maschicidi di Stato. Sembra tutto regolare, tutto tranquillo. Qui sì, forse, che si potrebbe parlare di strage, che colpisce 8 volte di più i maschi rispetto alle femmine. Una madre ha molta più probabilità di ricevere una telefonata in cui le si dice suo figlio è morto in cantiere piuttosto che sua figlia è stata uccisa dal maschio geloso. Ecco che in pochi minuti ho smascherato il cosiddetto paradosso femminista. Le femministe non combatteranno perché nei lavori pericolosi, sottopagati, avvilenti ci sia uguale rappresentanza maschio-femmina. Che cosa guarda la femminista? Guarda l'elite, guarda il potere, guarda quelle sfere professionali dove il 99,9% dei maschi normali del mondo è escluso. Però è lì che la femminista vuole inserirsi, è lì che la femminista vuole raggiungere il potere. E come vuole raggiungere questo potere la donna? Con la vittimizzazione, con la narrativa della vittima, che gli uomini sono brutti, che la società è patriarcale, che per la donna tutto è più difficile, che la donna guadagna di meno. Ma scusate, un'azienda, se la forza lavoro femminile costasse di meno, perché non dovrebbe essere incoraggiata ad assumere solo donne? La verità è che non c'è nessuna reale differenza salariale rispetto ai contratti legalmente accettati in questo paese. Forse si può anche dare atto a alcuni uomini di essere molto bravi nella negoziazione, ma non è perché alcuni uomini sono bravi e capaci nel lavoro che bisogna raccontarsi la narrativa che per la donna è più difficile vivere. Non è così. Il paradosso morale è tutto qua, che nelle società occidentali, dove non c'è patriarcato, dove più che in ogni altra società del mondo la donna ha privilegi, ha diritti, ha tutele, ha ambizioni, ha carriere, ha possibilità di scelta, è proprio qui che si fa il piagnisteo quotidiano di quanto è difficile e di quanto è brutto essere femmine in un luogo dominato dal patriarcato. Ma queste femministe che si lamentano dei paesi occidentali, ma sono mai andate nei paesi del Nord Africa o nei paesi del sud-est asiatico a vedere qual è la reale condizione delle donne laddove effettivamente esiste un patriarcato? Ma non è che il problema delle nostre società è il contrario, che è proprio il matriarcato, che sono le donne sempre più influenti, che sono le donne sempre più a decidere, che sono le donne sempre più nei posti di potere. E molte mie amiche con le quali parlo, quando mi dicono che il loro capo è donna e mi raccontano di certe cose che subiscono, ma questo presunto patriarcato che affligge le vittime, le donne. Quello che voglio dire è che è importante non farsi abbindolare da quello che tutte le televisioni ci dicono a reti unificate, che i dati sono diversi, che bisogna affrontarli con spirito critico ed apertura mentale. Chi, credo, sarà in grado di liberarci da questo incubo? Io penso siano le donne, le ragazze, stufe di questa vittimizzazione, stufe di essere raccontate come costantemente bisognose di cure speciali. E quindi sulle donne io faccio affidamento e spero che questo video non sia utilizzato per scontri ideologici, ma per un confronto aperto.